la connessione e lo scambio di informazioni tra la periferia, che in questo caso rappresenterei come il medico di medicina generale, e il centro di riferimento, in questo caso afferente alla nostra società, i GBD, è fondamentale. È un aspetto ancora che ha parecchie lacune, bisogna ammetterlo, e lavoreremo nel prossimo futuro su questo, cercando di coinvolgere il medico di medicina generale nell'attuazione di quel percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che garantirebbe uno standard ottimale nella gestione, innanzitutto nella diagnosi più precoce possibile e poi nella gestione del paziente affetto da malattia di Crohn o colite ulcerosa. Un problema attuale appunto è la diagnosi precoce e si sta lavorando molto su questo, laddove diventa fondamentale l'interazione appunto tra territorio e centro di riferimento. Il paziente o il futuro paziente che può presentare un certo tipo di sintomatologia d'allarme deve e dovrebbe essere riferito il più velocemente possibile a livello del centro di riferimento, il quale attua tutte quelle procedure diagnostiche ed eventualmente terapeutiche e assistenziali per innanzitutto fare diagnosi precoce, secondariamente attuare la terapia più adeguata e non meno importante anche dare supporto al paziente stesso e anche alla famiglia che lo circonda, perché quando c'è una diagnosi di malattia di Crohn o di colite ulcerosa spesso in primis è il paziente a essere colpito, però ne risente molto anche chi gli sta attorno, vuoi familiari, vuoi amici o vuoi parenti. Il consiglio da dare ai giovani che si ammalano di malattia di Crohn o colite ulcerosa è quello di affidarsi al proprio centro di riferimento, al medico e ai medici di riferimento del centro, perché insieme cercheranno di trovare, e dico insieme, la soluzione più ottimale per la gestione di questa patologia. Per quello che riguarda i dati emersi in questo congresso, è stato riconfermato che queste malattie sono in continuo aumento, l'incidenza è in aumento, la prevalenza di conseguenza è in aumento e fatto, diciamo, molto importante è che pur restando il picco di incidenza tra la fascia d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, un 20% di queste malattie vengono diagnosticate in età pediatrica e spesso quando vengono diagnosticate in età pediatrica hanno anche un decorso più aggressivo.